Trova vicino a Monte San Savino, nel monastero annesso alla Madonna delle Vertighe. Mi sembra che ci sia un quadro di questo pittore, attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio. Allora, controllare e mettere da parte. Poi, numero 4, tavola 47 per 35, attribuita a Innocenzo da Imola, per carità. Questa è una. Non è proprio crosta crosta, ma vicino alle croste. È bottega o copia? No, bottega di Innocenzo da Imola. Non è un granché questo quadro. No, ma insomma. Questo 44. Capisco perché non stiano più in ordine. 44 tela anonimo, forse Veneto del 600. No. Questo è un quadro fiorentino. Questo è un quadro fiorentino con la cornice sua fiorentina originale. Molto vicino a Bonechi, a Sagrestani, è un quadro del Settecento. Ma un momento, c'è un pandan qui con la stessa cornice. Sì, sono cose fiorentine, ma sono di due mani diverse però. Come lo chiamano questo qui? Numero 45, pandan del numero 44. Eh sì, però sono due mani diverse. Sei curiosa, che sembra Sagrestani, fiorentino secolo XVIII. Lombardia, Genova, Genova, Roma, Bologna, Bologna, Genova, Firenze. Firenze, Sagrestani, dovrebbe stare qua. Filnori, Poli, Puglieschi, Redira, Sagrestani. Sagrestani, e guardiamo le fotografie di Sagrestani. Dunque. Molto simile a Sagrestani, vicinissimo. O è lui o è un allievo, ma è sicuramente fiorentino. Sì. Eh sì, questo è vicinissimo a Sagrestani, però il quadro compagno è di un'altra mano. Chi sia l'altra mano, assolutamente non lo so. Lei c'ha tutte fotografie qua Certo, dietro, queste sa? sono tutte quante fotografie solo di quadri italiani. I quadri fiamminghi, spagnoli, francesi e tedeschi li tengo altrove, come tengo altrove anche le fotografie delle sculture. In un certo senso, privo di questo materiale fotografico, io non potrei più Gli lavorare. strumenti di lavoro sono proprio le fotografie. E i libri? Zeri, a dispetto di questo amore e odio catulliano nei confronti dell'Italia, o forse proprio per questo amore e odio, sembra aver cercato di costruire dentro casa sua, in questo strano edificio dove era andato a abitare dal 67, vicino a Mentana, una specie di piccola entità autonoma, evidentemente consapevole dell'incapacità del paese di darsi delle infrastrutture adeguate, soprattutto per quanto riguardava il suo campo, cioè la storia dell'arte. Zeri ha allestito la più grande fototeca privata forse del mondo, comunque sicuramente una delle più importanti fototeche del mondo, facendo tutto da solo. Zeri era un autarchico in tutto, basti ricordare alcuni fattarelli spiccioli che sono strani di fronte a questo personaggio così vulcanico e che aveva rapporti con i maggiorenti, grandi musei, grandi collezionisti. Bene, Zeri continuava a usare delle matite che aveva ereditato dal padre, morto nel 1939. Non buttava via niente, ritagliava anche locandine quando avevano delle immagini che gli servivano e le archiviava con una sistematicità, diremmo noi, teutonica, invece stranamente romana, anzi romanesca, e una precisione assoluta in questa archiviazione del materiale. La quale precisione forse fa al suo archivio il più importante del mondo dal punto di vista delle immagini, perché un archivio non si misura solo nella quantità di cose che ci stanno dentro, ma anche nel come sono messe queste cose. E l'archivio di Zeri, l'archivio fotografico, da questo punto di vista è estremamente interessante. Nella storia dell'arte spesso si fa riferimento all'archivio fotografico di Abi Warburg a Londra, perché corrisponderebbe alla mente di Warburg, che approcciava la storia dell'arte un po' come Jung alla psiche umana. Warburg cercava di individuare nelle immagini degli archetipi e ha cercato di creare una specie di banca delle immagini che si ripropongono nella cultura perché ognuno di noi ce le ha dentro senza rendersene conto. Una specie di inconscio collettivo figurato e sciorinato.
La fototeca di Warburg che io ho visitato è abbastanza deludente da questo punto di vista. La fototeca di Zeri invece corrisponde al modo di pensare alla storia dell'arte di Zeri e non è affatto deludente, ci si lavora benissimo. Questa è la cosa che ho potuto verificare in tutti questi anni in cui ho avuto la fortuna di frequentarlo. Perché lavorate così bene con delle foto bianco e nero? Ah, perché il colore sì, io non lo riesco a leggere, perché diventa tutto uguale per me. Mm-hmm. E ma non si vedono i restauri, non sono forme nette. Perché io lavoro bene o sul quadro o sulla fotografia in bianco e nero, non sulla fotografia a colori. La trovo esecranda, non parliamo poi delle diapositive a colori, quelle sono impossibili a studiare. Credo che il pubblico non capisce perché gli storici dell'arte hanno bisogno del bianco e nero. Perché il colore non è mai fedele, confonde. Quante foto avete qui nella vostra foto? Più di un milione. Più di un milione di foto. Qui una parte, cioè poi sopra ci sono i fiamminghi, poi in basso in un deposito c'è moltissima roba. Il film che abbiamo girato assieme a Mentana per 2 giorni e mezzo è stato un momento molto bello perché l'ho conosciuto più all'interno a questo momento. Mi ricordo di questi film, giornate un po' lunghine e di questi filmati da riprendere e tutto questo, e mi ricordo anche dei bei momenti del film, soprattutto il momento che io trovo molto commovente dove lui gioca tra virgolette con le foto, e dove lui fa la prova del suo occhio fenomenale, della sua memoria straordinaria, dove tutti una immagine fa venire 100 in mente subito per dare il nome giusto. Gioca tra virgolette perché? Perché dietro questo gioco c'è un lavoro di molti anni, duro, severo, austero, che lui faceva tutti i giorni con le sue foto, con i suoi libri, tutto questo. Lui lavorava molto in un certo modo. Bisognerà di ricordarsi di questo lavoro lungo, e al momento dove la sua morte è dietro di noi e della quale si parla della sua fondazione, di Mentana, eccetera, eccetera, bisognerà far che questo monumento che è Mentana rimane vivo, e questo lo spero per gli anni prossimi. Allora, un altro quadro che a noi piace molto, a lui. Ah sì, anche a me moltissimo, è un quadro fiammingo. Molto vicino, io ci ho sempre trovato qualche cosa di Jan de Kock in questo quadro, soprattutto nel fondo, però nello stesso tempo fa pensare a Pseudo Blasius, al maestro del 1518, o il maestro Meister der Kanienko Anbetung, collezione Kanienko di Kiev, può essere stato fatta ad Anversa, ma a me sembra molto vicino a Jan de Kock in certe cose. Quadro affascinante questo qui. Sì, a lei piacciono questi quadri. Alla follia. Molto più di molti dei quadri italiani dell'epoca. Ma qui in Italia siete pochi a amare questi quadri. Io vado pazzo per la pittura fiamminga di quest'epoca, ma anche nelle Fiandre questi quadri non piacciono. Questi dei manieristi di Anversa, Hemsen, Hemskerk, Lambert Lombard, meravigliosi quadri. Questo è un quadro particolarmente... Ma lei facete attento. Anche un po' la raccolta di questi quadri. Io ce n'ho qualcuno, sì. Floris... il maestro il monogrammista di Braunschweig, Peter Cook, ce l'ho in camera da letto, e poi ce n'ho parecchi altri, fiamminghi. C'ho anche Suavius, probabilmente, Lamberto Suavius. Sono tutti venuti in Italia anche questi pittori, e sì, legami con l'Italia. Sì, ma no, a me quello che interessa è il modo di leggere questi quadri. Cioè, mentre nel quadro italiano si passa dall'insieme al particolare, qui si va dal particolare all'insieme, è un altro modo di concepire la struttura del quadro. Tre modi, secondo me, c'è quello italiano e spagnolo e francese, poi c'è quello fiammingo vero, che si va dal particolare, e poi c'è quello cinese, orientale, per cui si può cominciare a leggere in qualsiasi punto e non c'è una polarizzazione, è molto curioso il fatto, e poi ogni particolare può essere isolato e fare un quadro a sé perfetto. Le avete scritto su questo? No. Sulla maniera di guardare i quadri? Maniera di guardare, no. Ne parlavamo molto a Cambridge,
alla Harvard University, questo modo diverso di guardare i quadri. Perché sa che esistono delle immagini non polarizzate. Per esempio, tutte le immagini delle grotte primitive, Lascaux, non sono polarizzate. Ed è quello che ha tentato di fare Miró. Però mettendo il quadro nella cornice diventa un nord, un sud, un est e un ovest. Quindi Miró avrebbe dovuto fare un'enorme pittura in una grotta e non, senza nord, sud. E senza cornice. Questo. Io lo trovo affascinante. Il libro Dietro l'immagine è nato così. Zeri aveva fatto delle lezioni alla Cattolica di Milano. Queste lezioni hanno avuto un grandissimo successo, la gente stava fuori dall'aula e insomma, si faceva pugni per andarlo a sentire, ed erano delle lezioni improvvisate dove Zeri non portava un appunto, non portava niente, era tutto fatto a braccio. Il Spagnol, Mario Spagnol, l'editore, il proprietario della Longanesi, che le aveva seguite, ha provato a registrarle queste, cioè lui, suo figlio, hanno provato a registrarle in questo caos e non c'era niente, non si sentiva. Allora Spagnol ha chiesto a Zeri se gliele scriveva. Zeri ha detto che non se ne parlava, che lui non aveva tempo, che lui era malato, che tutti gli chiedevano le cose, che lui non ne poteva più. E ha fatto una delle sue scenate a Spagnol. E allora un giorno io gli ho detto: scusi Zeri, ma Spagnol ha perfettamente ragione, perché non lo fa questo libro? Ho detto, se lei vuole, lei me lo racconta questo libro e io poi glielo scrivo. Queste settimane di reclusione, ripeto che non è stata continuativa questo lavoro. Io ho vissuto così, dormivo lì e quindi lavoravamo in un modo. Era molto ondivago il modo in cui si vive. Naturalmente, vivendogli accanto per tanto tempo, io ho potuto conoscere di lui come le persone che hanno vissuto, non sono la sola, ci sono i suoi assistenti che hanno vissuto per anni con lui. E ognuno di noi ha conosciuto lo Zeri più segreto, che era un uomo solitario, che aveva molti dolori fisici, aveva dei terribili dolori alle gambe, alle mani, e una inesauribile tristezza. Come l'avete questa memoria per ricordarsi così bene di tutti questi quadri? Il mio mestiere, scusi. Sì, ma come si fa? C'è chi ha memoria e chi non ce l'ha, anch'io sto perdendo la memoria. Io mi ricordo i quadri, non mi ricordo i nomi degli artisti. Mm-hmm. Mi ricordo i visi delle persone, non mi ricordo come si chiamano, è una cosa d'altronde molto comune. Poi io non mi ricordo i quadri se li vedo alle mostre. Se io vedo 20 quadri di uno stesso pittore a una mostra non me lo ricordo. Se li vedo invece isolati nel museo, posso dire la stanza, come erano messi, che cosa c'era accanto? Ricordate anche i colori? Di certi quadri sì, mm-hmm. Di certi altri no. Dipende da quadri. Per esempio, ricordo molto bene io i colori degli impressionisti. Monet, per esempio. Mm-hmm. Me lo ricordo perfettamente. Ricordo con una precisione assoluta la Dame Anglaise di Manet al Metropolitan e anche altri quadri. Zeri era una persona che aveva paura di sé prima di tutto, perché sapeva, per esempio, il fatto che lui aveva paura della propria memoria, perché quando l'ho conosciuto Zeri si ricordava assolutamente tutto, era un dannato della memoria. Non poteva dimenticarsi niente e quindi era
Era aveva una consapevolezza spaventosa, tanto è vero che Zeri, che pure è stato un uomo che ha trattato malissimo molte persone, che ha maldetto di molte persone, era un uomo che aveva una percezione vertiginosa dell'altro. Lei poteva, lei non so se l'ha conosciuto, comunque chi l'ha conosciuto poteva stare con lui 5 minuti e lui dopo questi 5 minuti poteva dire delle cose come se, diciamo, aveva la... e voglio usare a proposito un grande nome, un immenso nome. Lui aveva la percezione di una persona come ce l'aveva Dostoevskij. Se uno di noi legge Dostoevskij, rimane sbalordito da cosa Dostoevskij riesce a capire dell'animo umano, dell'insieme dell'animo e della psicologia, dei bisogni e delle violenze. Ecco, Zeri aveva questa capacità, pur essendo poi un proprio ingenuo, quasi un allocco, perché non aveva tanta esperienza di vita. Sembra una contraddizione, ma in verità non lo è. Era insieme ingenuissimo, lo si poteva anche turlupinare, e nello stesso tempo se entrava una persona, dopo poco lui sapeva di quella persona cose che nessun altro riusciva a sapere. Insomma, era Zeri. Quando ero piccolina mangiavo la fettina. Che i miei occhi alla bellezza aperti vengono lasciati a Clea Galimberti. Che la mia bocca carnosa e sensuale venga lasciata a Claudio Cardinale. Ma non prego per un secchio di legno in quello che ho fatto macerare un cocomero cresciuto nella Provenza sud-occidentale. Basta. Fatto macerare un cocomero cresciuto nella provincia occidentale. Per quanto attiene alle mille volte decantate grandi capacità di filologo di Zeri, i due personaggi che sono stati fondanti per la sua attività professionale sono Roberto Longhi e Bernard Berenson. Conobbe quest'ultimo molto vecchio e da quest'ultimo ebbe poi una buona presentazione sul piano del mercato internazionale. Fu presentato la più grande casa, galleria d'arte, che è quella di Wildenstein, proprio dall'uscente Berenson, che aveva lavorato per quella casa praticamente una vita, e fu trattato molto bene. Lui ricordava Berenson con grande affetto e non peraltro occultandone i difetti, cioè apprezzava il Berenson, quello dei primi anni, non tacendo le certe maliziosità di Berenson e certe poca sorvegliatezza di giudizio del Berenson più tardo, così come si divertiva a prendere in giro Berenson, che diceva, proprio per l'estrema furbizia di Berenson, per cui sosteneva che Berenson per esempio fingeva di non saper parlare bene italiano, e ancora il culto della persona, la costruzione del mito di Berenson, che lo stesso Berenson cercò di, riuscendoci, di allestire su se stesso, per cui questo mondo di re e regine che circondavano la villa di Settignano, dove si svolgeva questa vita rarefatta all'insegna appunto dei maestri, e i piccoli maestri dei fondi oro, del culto dei primitivi toscani, di cui Berenson è stato un grande mallevatore sulla scena mondiale. Il problema di Longhi e di Zeri resta controverso. Sicuramente resta suggestionato a Longhi,
e probabilmente, ma questa è una supposizione, viene poi avvertito dallo stesso Longhi come un pericolo, perché il genio di Zeri veniva giù come una valanga, era inarrestabile sul piano della filologia e quindi probabilmente è avvertito come una minaccia anche sul piano professionale, delle consulenze professionali. Ovviamente è una mia supposizione, quello che è certo e che io ho visto è che Zeri ancora viveva in un presente storico, era ancora arrabbiato con Longhi per qualche cosa che ho cercato di immaginare con la fantasia e che quindi può essere sbagliato, ma era ancora arrabbiato fino all'anno scorso, finché viveva, con un personaggio che era morto nel 1971, Roberto Longhi. Io debbo moltissimo a Longhi come insegnante di un metodo. Longhi mi ha insegnato due cose. Uno, a guardare i quadri senza rimanere in uno stato di venerazione a occhi spalancati e a trattarli come testi familiari, e questo gli debbo moltissimo. Mi ha insegnato a leggere la qualità. Poi c'era Longhi uomo, che era un miserabile, un assoluto miserabile, che ha tentato di struccarmi in tutti i modi, ha impedito che io prendessi dei premi, ha impedito la pubblicazione dei miei libri, ha impedito che io arrivassi alla cattedra universitaria, per fortuna. Sono due cose completamente distinte, perché in ogni scienziato, in ogni storico dell'arte c'è l'uomo e lo scienziato, è come le attrici. Lei sa che le attrici sono spaccate in due, da una parte c'è la donna vera e dall'altra c'è il mito che si costruisce intorno a quella donna. Il mito può essere attraentissimo, la donna può essere una carogna, sì. Oppure la donna può essere un angelo, il mito può essere di una gran mangiatrice di uomini. Lei sa che è sottoposto alla stessa legge, cioè che... Certo. Però io non ho mai fatto il male che ha fatto Longhi a me, non l'ho fatto mai a nessuno. E perché Longhi le ha fatto tanto male? Lo faceva con tutti. Lei pensi che nessuno degli allievi di Longhi è arrivato alla cattedra universitaria finché lui non è morto? Le sembra poco strano? Bologna, La Gregori, Giuliano Briganti, sono tutti arrivati alla cattedra dopo. Perché? Perché non voleva, perché voleva primeggiare, era una specie di prima donna, era un tipico personaggio del mondo decadentistico, era D'Annunziano. Zeri ha decretato l'odio verso Longhi e come sempre in Zeri non c'era mai più la possibilità di remissione di questo odio, era un fegatoso, era molto romano da questo punto di vista. Aveva una tipologia di romano fegatoso, come ce ne sono, che non dimenticano gli sgarri, coltivando degli odi forse in maniera eccessiva, eccessiva soprattutto perché non facevano bene a lui. Spesso con Zeri non si poteva ragionare perché aveva simpatie e antipatie del tutto umorali, e umorale era il suo modo di procedere, ed è una cosa che ha danneggiato moltissimo sia chi gli voleva bene sia se stesso, perché poi non si è certo aiutato facendo così. Era un tipico personaggio del mondo decadentistico, era D'Annunziano, questa era la cosa di Longhi. E poi c'aveva accanto a sé una donna, la moglie, la quale odiava gli allievi, non avendo mai avuto dei figli, temeva che lui perdesse a proteggere uno dei figli e quindi li odiava tutti. Le ho detto già l'episodio del smoking ritrovato, sì. No? Come disse la moglie? Ecco i lo figli racconti degli altri. Perché fu ritrovato nascosto in un armadio uno smoking nuovo di zecca che tutti si erano dimenticati, ancora puntate con gli spilli. A Longhi non andava più bene, era una cosa di 20 anni prima. E disse, lo regalerò a Francesco Arcangeli, il nuovo non me lo sono mai messo. La moglie disse, ecco i figli degli altri. Prima vengono a portarti via la scienza, ora ti portano via anche gli averi. Chiamò il cameriere, Ottavio, prenda le forbici e faccia a pezzo questo smoking. Servirà per dare la cera ai pavimenti. Beh, che gliene pare di questo qui? A proposito del cattivo carattere di Zeri, è rimasto un enigma che riguarda una parte del suo carattere, della sua psicologia. Nessuno è riuscito a spiegarsi perché un uomo tanto intelligente, tanto sensitivo culturalmente, così complesso e così votato alla bellezza, anche alla bellezza, non solo alla bellezza, ma insomma, cadesse improvvisamente durante la conversazione nel turpiloquio, in scurrilità imbarazzanti. È rimasto un po' un enigma per tutti. Io avevo
avevo e ho una mia opinione, cioè che Zeri patisse di una specie di fulmine regressioni, cioè tornava durante la conversazione a uno stadio proprio di primissima infanzia, quando i bambini giocano con i loro escrementi, dicono qualsiasi cosa, cioè non aveva, e lì non aveva contenzione. Lui quando entrava in quel flusso c'entrava per intero, senza più i filtri dell'educazione, ripeto, dei linguaggi. Ecco, e quindi diciamo era una cosa che lui non poteva controllare, ma subito dopo, essendo la persona che era, capiva e riutilizzava invece questo, lo scandalo di quello che lui diceva, e sapeva che questa cosa funzionava da provocazione, che i ben pensanti che lui detestava avrebbero trovato un motivo di più per esecrarlo, cosa che, altra cosa che a lui piaceva moltissimo. Ecco, questa è una mia opinione, diciamo, sul carattere di Zeri. Io Longhi non l'ho conosciuto, ma so che ci sono intere generazioni che lo venerano, quelli che l'hanno conosciuto. Ah, beh, perché si era creato intorno a lui uno di quei miti per cui tutto quello... Tanto questo mito che hanno creato intorno a lui ha bloccato certi studi. Lo studio sulla pittura ferrarese è bloccato da Longhi. Perché? Perché lui aveva creato intorno a sé una specie di mito. Arrivava al punto da inserire nei miei articoli delle frasi in suo onore a mia insaputa. Come ben vide Longhi, furono parole del Longhi, eccetera, eccetera. Per quale motivo io devo parlarne bene? Io parlo bene dello scienziato e ne parlo benissimo. Perché era un uomo di un occhio straordinario. Poi senta, sa cosa faceva Longhi? Più grande scrittore italiano dopo D'Annunzio di questo secolo. Era veramente un grande scrittore. Ci sono delle parole di Longhi, degli aggettivi, in cui con la parola ricrea quella che è la sensazione che dà l'opera d'arte. Io mi ricorderò sempre quando lui parla della notte del Guercino, affrescata nel Casino Ludovisi, quando parla del Guercino giovanile, cioè quelle tre poche parole, dove l'aria si abbuia appena. Per me è una delle cose più fulminanti di tutta la letteratura italiana. Appena può, lei lancia frecciate contro chi si diletta a frasi tornite scintillanti. Certo, a certo. Chi allude... a una grande quantità dei critici d'arte italiane e soprattutto dei letterati. Guardi, io giudico la critica d'arte dalla sua possibilità di venire tradotta. Quando un linguaggio critico rimane soltanto per pochi e non può essere tradotto in inglese, ad esempio, io lo disprezzo. Provi a tradurre in inglese gran parte della critica d'arte italiana, poi si fa quattro risate. Longhi si può tradurre in inglese? Malissimo. Ci tentarono sul Burlington Magazine e ci fu una nota del direttore Ben Nicholson, che era un mio amico, quale disse: io cerco di far capire ma metto anche il testo italiano. E per questo Longhi è meno grande come sì, storico dell'arte? Certo, perché molte sue cose sono andate perse proprio per il modo con cui sono state dette. Per questo lui non è apprezzato all'estero come pure dovrebbe. Apprezzato in Francia, ma la Francia è un altro paese in cui il frufru letterario conta moltissimo. Certo è che da Longhi lui doveva moltissimo e che però non ha goduto Zeri, e non ne gode neanche oggi e non ne godrà sicuramente neanche in futuro, dell'apparato propagandistico del Longhi, che invece ha galleggiato e galleggia ancora oggi su una serie di scuole universitarie che poi si dividono questa pesante eredità di padre fondatori, parlo di quella del Longhi. È una cosa curiosa ma tipicamente italiana. Tutt'oggi una quantità di saggi di storia dell'arte partono nel primo capoverso domandandosi che cosa avrebbe detto Longhi o che cosa ha detto Longhi su un certo problema. Ecco, lo Zeri verrà, credo, dimenticato a dispetto delle sue infinite capacità, perché non ha avuto e quindi non avrà in futuro il rimbalzo via satellite, il rimbalzo dell'establishment determinato dalla struttura universitaria di questo paese. Nei confronti del Longhi, Zeri aveva inoltre una quantità di odi inespressi nei termini reali, spesso diceva delle malignità e non diceva delle cose che non dicono neanche i longhiani, e cioè che lo stesso Longhi nei suoi ultimi anni in realtà
abbandona per esempio il modo di esprimersi decadente, d'annunziano dei suoi primi decenni. Longhi degli anni 70 scrive un italiano piano e non ha quel pinnacoli di eleganza che lo contraddistinguono per esempio negli anni 20 e che ancora oggi spesso in modo un po' patetico gli studiosi di storia dell'arte cercano di imitare. Longhi era soprattutto uno scrittore, un grandissimo scrittore. Ma anche un grande studioso, un grande su filologo. Su quel punto di vista io metto molte riserve. Ci sono delle cose di Longhi straordinarie, ma molte delle sue scoperte non reggono. Io lì metto delle tare. Di Longhi creava degli schemi mentali. Gli artisti dovevano entrare in questi schemi. Se non c'entravano, gli artisti non esistevano. Aveva la mentalità di un futurista, Longhi. Ghirlandaio, ecco, lui ce l'aveva a morte con Domenico Ghirlandaio, brutto pittore. Io lo considero un gigante, Domenico Ghirlandaio. Che vuol dire di un futurista? Sì, aveva la mentalità di quello che tira le sassate sulle vetrate. Ah. Insomma, lei pensa di essere giusto nei confronti di lui? Anche troppo buono. Anche perché se dovessi dire tutto, dovrei dire delle cose molto spiacevoli che preferisco cancellare dalla mia memoria. E cioè? Sì, beh, lasciamo stare. Le ripeto, delle cose molto spiacevoli che io preferisco non dire. Proprio per rispetto ad uno che non c'è più. Lei non teme che lo stesso durissimo giudizio che ora lei sta dando su Roberto Longhi possa venire dato su di lei? Ma non vedo come potrebbero darlo. Innanzitutto io non ho una posizione universitaria, non ho nessuna posizione di potere in Italia. Non faccio parte di nessun partito, di nessuna sagrestia. Non appartengo all'università. Non conto niente, quindi come posso io? Non ho mai fatto parte del Consiglio Superiore o Comitato di Settore delle Belle Arti. E che cosa posso fare io? Potranno al massimo dire che io mi sono sbagliato, perché gli studi proseguiranno e molte cose che oggi mi sembrano giuste appariranno sbagliate. Senta Zeri, perché molto spesso nei suoi scritti lei lancia delle accuse molto circostanziate ma anonime, cioè non fa i nomi? Perché lei non mette nome e cognome ogni volta? Perché certi nomi mi ripugna persino di pronunziarli. Vuole sapere qual è la verità? Qualche volta l'ho fatti, qualche volta mi fa schifo pronunziare certi nomi. Io non ce l'ho con quelli che erano fascisti, ce l'ho con quelli che tenevano i piedi in due staffe e che si sono approfittati del fascismo per avere dei vantaggi e poi l'hanno rinnegato. Quelli li disprezzo. Federico Zeri, sarei incerto se definirlo un uomo geniale o un uomo affascinante. Indubbiamente erano entrambe le cose. Io l'ho visto parecchie volte a casa sua, si muoveva molto difficilmente perché era un po' in là con gli anni, soprattutto non stava molto bene. Però andare a cena con lui era un divertimento fra i più luminosi, fra i più entusiasmanti. Se dovessimo scegliere un animale a cui paragonare Zeri, visto che ognuno di noi pare ne abbia uno, io direi un istrice. Aveva degli enormi aculei affilatissimi e guai a chi toccava uno di questi aculei. La sua specialità erano le storielle che raccontava tutte le ore del giorno e della notte, anche svegliandoci col telefono, e ancora di più le imitazioni. E naturalmente le vittime di questo suo giochino infernale erano i suoi cosiddetti colleghi. La sua testa di turco preferita era naturalmente la figura del professore universitario e lì era inarrivabile. Ha imitato Cesare Brandi, lo stesso Longhi, Argan e infiniti altri, rifacendoli in una maniera che erano più, anche tutti morti fra l'altro, che erano più vivi che mai, insomma. Anzi, noi dubiterei molto che in futuro di poterli tornare a vedere rivivere in un discorso come questi che faceva Zeri, perché lì veramente si toccava il fondo delle cose. Senta Zeri, perché lei ha odiato tanto quando era in vita Cesare Brandi e continua a odiarlo ora che è morto, tanto da rifacciargli per iscritto la sua omosessualità? Perché? Che cosa le perché ha fatto? Che cosa lei non perdona a Cesare Brandi? Innanzitutto è una persona alla quale ha avuto un ruolo, ma questa non è una domanda veramente che io vorrei inserire in questo documentario, perché è troppo personale, non mi piace questa qua. Se vuole gli rispondo, perché lo considero un essere nocivo per il patrimonio artistico italiano. Ne ho avuto una prova questa mattina con i quadri ex Cini. Ci ha fatto notificare un falso e poi ha lasciato fuori delle cose importantissime. Io che avevo messo sulla raccolta Cini non sono stato consultato, con i risultati che vediamo.
Lei ha mai praticato l'omosessualità? No. Lei dice avere contatti con un uomo? Sì. Rapporti? Mai. Beh, assolutamente mai. Ma. No, non l'amo. Cioè, posso capirla. Appunto. Posso capirla. Non mi interessa, poi né la condanno. Come si dice, ogni gusto è gusto, tutti i gusti sono gusti, come disse il gatto leccandosi sotto la coda. Ma io non sono portato a queste cose qui, assolutamente no. Per quanto riguarda il paragone fra Longhi e Berenson, poi interveniva in Zeri un aspetto di tipo sociale. Zeri aveva una componente sua, vagamente piccolo borghese, per cui tutto sommato restava più suggestionato dalla memoria di Berenson, proprio perché la sua villa e i suoi rapporti erano circoscritti a un mondo, come dicevo, rarefatto, abitato da duchesse, principesse e grandi dame. Ma io potrei raccontarle di un pranzo con Berenson e Longhi, straordinario. Il pranzo, quando fu fatto? Nel 57 o 58, un anno prima che Berenson morisse. Ci fu un pranzo ai Tatti, la casa di Berenson, che per me fu come un frammento di epoca eduardiana o tardo vittoriana trasportato a metà del secolo XX, sia per il menù, sia per il modo con cui i piatti venivano serviti, sia per il modo con cui era apparecchiata la tavola. A me è parso di entrare in un quadro di Sargent, oppure di Tissot, sia anche poi per la conversazione di Berenson, che io avevo sempre incontrato da solo o con Nichi Mariano, ma mai in compagnia di altri. Sì, qualche volta, ma... Come era molto snob, molto... Beh, soprattutto era molto intelligente, era geniale, si poteva permettere di essere snob. Lei accusa di snobismo molte persone, tra cui sommo Bernard Berenson. Credo ha ragione. Lei a sua volta è accusato di snobismo. Ma da parte lei... di chi? Un sacco di gente, di gente pensa che lei sia un grande snob. La mia ballerine tipo Catherine Dunham, vecchia attrice tipo Mirna Loi, l'ha mai viste? Ha mai visto regine esiliate? Qui sì, ci sono venute, ma non le ho mostrate in giro. Ha mai visto duchesse dai secondi cognomi? Ha mai visto l'aristocrazia, quella con due o tre cognomi, appunto, Bindi, Sergardi, Venerosi, Pesciolini, Bossi, Pucci, Tolomei, Lodringi della Stufa? No, possono anche esserci venuti, ma è stata una cosa internos. Da Berenson invece era uno show giornaliero, c'erano baroni baltici, vecchie attrici, delle marmotte pelate con cognomi altisonanti. E questo qui a casa mia non lo vede, vivo sempre solo. Qualche volta ricevo, ma non lo faccio sapere in giro. Non lo fa sapere, no, in giro. Senta, no, Zeri, non mi serve. Che cosa vuol dire essere uno snob? Qual è la sua idea di snobismo? Una definizione dello snobismo, mi interessa. Cercare di nascondere la propria essenza, soprattutto sociale, la propria radice sociale, circondandosi di un orpello appunto fastoso, di camerieri in polpe, di Rolls Royce. Io ho una vecchia Fiat, ho sempre avuto una Fiat, adesso l'ho cambiata. Questa casa non è un appartamento. È fatta per me, per me, non per gli altri. E poi Berenson per me è molto importante, ma non Berenson persona, che non mi era molto simpatico. Era una persona snob, anche maligno, cattivo era. Secondo me era cattivo Berenson, aveva una credine che è tipica di certe persone molto intelligenti. A me interessa molto il Berenson giovanile, quello degli scritti fino al 1908-10, dopo non... Sì, era un fatto curioso Berenson, si andava lì, si trovavano attrici cinematografiche tipo Mirna Loi, re e regine spodestati, Elena di Romania, il principe Paolo di Jugoslavia, le contesse dal doppio cognome di Firenze, tutte col doppio o col triplo cognome. Quando lui entrava in sala lo baciavano, bi. Poi c'erano dei gentiluomini con immensi fiori all'occhiello, addirittura glicini, dalie, bouquet. Molto decadente. Tutto molto decadente. Poi i pranzi erano straordinari, c'erano dei menù che sembravano usciti dai menù dell'imperatrice Eugenia. Però in complesso era una persona, non so, sgradevole. Molto, molto cara a me è stata invece la sua segretaria, Nichi Mariano, della quale conservo un ricordo straordinario.
donna eccezionalmente intelligente, eccezionalmente fine e forse la donna più interessante che abbia conosciuto. Senta, e Roberto Longhi invece? Roberto Longhi era un essere duplice. Da una parte era un genio, dall'altro era un povero uomo. Da una parte era un grande conoscitore, grandissimo, dall'altro era uno che aveva dei vuoti. Da una parte era un grande scrittore, dall'altro scriveva, non so, era tutto duplice. Poi da una parte era un angelo, dall'altra parte era un diavolo. L'altra cosa che volevo dire è che la sua straordinaria faccia, sprigionava una proprio la potenza del genio che lui era, era però tinta di qualcosa di demoniaco. La faccia di Zeri faceva paura, i suoi occhi straordinari potevano apparire minacciosi. Ritengo che la parte buia di Zeri fosse dovuta al fatto che la sua intelligenza e tutto il suo essere non poteva ospitare la speranza. Una delle cose di Zeri, su Zeri, che ha creato un certo scalpore negli ultimi anni della sua vita, è stata la questione dell'autografia o meno di Giotto nel ciclo della Basilica Superiore di Assisi, quello celeberrimo delle storie francescane. Zeri in quel libro, in modo molto sbrigativo, dà il suo parere sulla realizzazione dei dipinti, dei celebri affreschi, pensando a un artista romano piuttosto che non a Giotto, come la storiografia italiana ha sempre avuto grande cura a ribadire. Forse la stampa pubblicistica, però meno avvertita, non ha sottolineato un fatto per me sostanziale, cioè che la negazione della partecipazione di Giotto a quel ciclo di affreschi non è il parto della follia o dell'acutezza dello Zeri e basta, su cui ha insistito moltissimo negli ultimi decenni la storiografia inglese o comunque anglosassoni. Una quantità di esperti di quel mondo di studi non ha mai creduto davvero alla partecipazione di Giotto, ripeto, nel ciclo delle storie francescane. Quindi è una cosa che non spetta solo a Zeri e invece i mezzi di comunicazione hanno erroneamente attribuito solo a lui. La cosa si colora fra l'altro di una quantità di altre aspetti, di altre prospettive. Il problema di Giotto o non Giotto ad Assisi in Italia ha avuto, sia o non sia lui, un'insistenza che non può essere spiegata solo in termini di occhio italiano o occhio anglosassone. È ovvio, non è un dato fisiologico nella lettura e nell'attribuzione di quelle opere. Probabilmente questo fatto si avvita, e questo forse andrebbe detto qui in modo più sottolineato, su una connotazione non nascostamente nazionalista e campanilista allo stesso tempo. Perché nazionalista e campanilista? Sono due termini che apparentemente si elidono. Perché la nostra cultura italiana, parlo della lingua italiana, ma anche della figuratività italiana, ha eletto a proprio rappresentante Firenze. Per cui la storiografia da Vasari in qua ha implementato, ha evidenziato, ha accentuato il ruolo della scuola fiorentina su quello del resto d'Italia, così come ha fatto con la lingua italiana. Oggi noi trattiamo di un argomento, non dico importante, ma importantissimo, basilare per l'arte italiana e direi per l'arte europea, e cioè un argomento che verte sul grande ciclo con la vita o la leggenda, se si vuole, di San Francesco, che orna le pareti della Basilica Superiore di Assisi. Ciclo è notissimo, è uno dei fulcri della conoscenza dell'arte italiana e viene comunemente riferito alla giovinezza di Giotto. Questo argomento
però non è universalmente accettato, come si crede, anzi si sta verificando negli ultimi decenni una sorta di dicotomia. Da una parte ci sono gli studiosi italiani che sono legati al nome di Giotto, dall'altra invece poi ci sono gli stranieri, soprattutto gli anglosassoni, molti dei quali non credono alla paternità giottesca. Chiunque mi abbia conosciuto anche molti anni fa sa bene che io non ho mai accettato la paternità di Giotto per questi affreschi. Giotto è considerato il padre della pittura italiana, così come Dante è il padre della letteratura, per un certo modo di vedere. Quindi togliere Giotto dal ciclo francescano di Assisi, che sarebbe o che dovrebbe essere la sua prima opera, significa rendere orfana la pittura italiana. La gente ragiona in questo modo. Io quando ero giovane, che mi recai la prima volta ad Assisi, dopo aver visto gli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova, mi chiesi: ma come è possibile che lo stesso pittore cominci in questo modo e dopo pochi anni si trasformi nell'altra maniera che si vede a Padova? Io non ci vedo nessun punto di passaggio. Recentemente questo straordinario ciclo è stato sottoposto ad un'opera di pulitura e anche di indagine da parte di un restauratore che è Bruno Zanardi, il quale ha potuto fare delle ricerche su questi affreschi con molta più accuratezza che non fossero stati fatti per indietro nel tempo passato. Innanzitutto è stato stabilito esattamente il modo con cui si lavorava sulle pareti, il numero delle giornate lavorative. Ad esempio si è scoperto che gli affreschi che sono spartiti nelle campate a tre hanno la parte superiore generalmente eseguita tutta di seguito per i tre affreschi, mentre la parte inferiore veniva poi eseguita con grande tempo, con molto tempo. E poi è stato fatto una ricerca estremamente interessante su qualcosa di cui si sapeva l'esistenza nella pittura del 3, del 400 e anche del 2, cioè l'esistenza dei patroni. Questi patroni erano dei fogli di carta con dei volti, il profilo di certi volti, la sagoma proprio, che venivano applicati e servivano a mantenere le stesse dimensioni per una scena a molte figure. Accade che la stessa sagoma poi venga usata anche nel medesimo contesto e in un secondo tempo, quando si esegue l'affresco, vengono cambiati i dettagli della fisionomia, dell'abbigliamento, dell'acconciatura, dei capelli, eccetera, eccetera. L'indagine sui patroni è di estremo interesse e viene a ristabilire un modo di lavorare di cui noi sapevamo l'esistenza dagli antichi trattati, ma di cui non si era ancora in possesso di prove certe. Qui abbiamo proprio delle prove certissime. Da ultimo Zeri ha scritto un libro a sfondo autobiografico in cui dice di aver sbagliato, è una frase che fra l'altro dà il titolo a questo volumetto, e dice di aver sbagliato perché avrebbe sbagliato un metodo di studio, cioè sarebbe stato troppo dedito alla pura filologia, alla connoisseurship, cioè la disciplina secondo la quale si riesce a classificare l'autografia e la scuola di un dipinto o di un'opera d'arte in generale. Questa cosa è solo parzialmente vera, solo parzialmente genuina in lui, perché in realtà anche dopo aver scritto quel libro Zeri ha continuato giorno dopo giorno a raccogliere con estrema bramosia le fotografie e a porsi problemi di filologia, e non credo che avesse sbagliato oltretutto a fare così, e non credo che Zeri possa essere considerato semplicemente un grande conoscitore, un grande filologo delle forme. Zeri si è posto molto precocemente dei problemi che esulavano dalla filologia. La sua opera più importante è un piccolo libro che si chiama Pittura e Controriforma,
In questo piccolo libro Zeri mostra di aver subito in modo positivo, fra le altre cose, non solo l'influenza di grandi studiosi conoscitori come Berenson e Longhi, ma anche quella di Frédéric Antal. E si pone problemi che riguardano la storia delle religioni, il perché delle immagini, non solo il che cosa sono le immagini e chi le ha dipinte. Ma il ciclo di Assisi è di estrema importanza anche perché segna il sorgere della percezione e della descrizione del mondo visibile, della realtà visibile e tangibile. Incomincia col ciclo di Assisi, che è una sorta di incunabolo, quella profonda frattura rispetto a quella che gli antichi chiamavano la maniera greca e che noi oggi chiamiamo maniera bizantina o arte bizantina. L'arte bizantina, termine estremamente improprio, cioè che ancora oggi l'arte della Chiesa ortodossa è arte classica essiccata o mummificata, nella quale gesti, fisionomie, composizioni sono ben fissi e sono soltanto simbolici. Nell'arte italiana, che comincia appunto con Assisi, si sente proprio il desiderio di apprendere la realtà circostante, di descriverla, di narrarla, e poi comincia proprio una sorta di prospettiva che soltanto nel Rinascimento con Brunelleschi diventerà la prospettiva scientifica ragionata. Però c'è l'evidente, aperto intento di descrivere il mondo circostante. Io non credo assolutamente che questo sia dovuto soltanto alla volontà di un artista. Io non credo all'artista che, simile ad un pallone senza freni, vagola sul mondo, gira così a suo talento. C'è sempre un rapporto con la storia, la cultura e la società che lo riproduce. Io ho sempre sostenuto che questa riaffermazione in pittura della realtà tangibile e della corporeità sia da mettere in rapporto con la diffusione nell'Italia centrale di certe eresie, soprattutto quella catara, la quale negava ogni validità al corpo. Negli affreschi di Assisi, chi li voglia esaminare accuratamente, ci sono innumerevoli, straordinari assaggi di questa realtà corporea e fisica. E per la prima volta i vari sentimenti e la psicologia dei vari personaggi non vengono descritti in modo, diciamo, vago o semplicemente simbolico, ma sono reali. Il pianto delle Clarisse è reale, l'estasi di San Francesco è qualcosa di reale, cioè viene studiata per la prima volta l'espressione facciale e anche i gesti, che molto spesso nell'arte medievale dell'Occidente sono simbolici. È il gesto che esprime quello che è il sentimento o l'idea della persona che si muove. Qui invece vengono abbandonati i gesti e si rifà proprio all'espressione del volto. Questa è una cosa che, sulla cui importanza è inutile discutere. Incominciamo con Assisi veramente il grande percorso dell'arte occidentale, quel percorso che finirà soltanto nel primo decennio del nostro secolo, del secolo XX, con la nascita delle avanguardie storiche e del cubismo. Da anni ho sempre sostenuto, ma questo chiunque mi abbia conosciuto lo sa bene, che gli affreschi della Basilica Superiore di Assisi non sono cose fiorentine, sebbene romane. Roma, all'epoca in cui vennero eseguiti questi affreschi, cioè nella seconda metà del secolo XIII, del 200, era la grande capitale del cristianesimo occidentale, del cattolicesimo, era un importantissimo centro culturale, era anche un importantissimo centro politico ed economico. La scuola di pittura romana ha lavorato moltissimo in quell'epoca, ma per una serie di sciagurate vicende la produzione è andata quasi completamente persa.
mi sembra molto strano che i padri francescani, i frati francescani, dovendo glorificare il loro fondatore, il grande santo, si rivolgessero ad un giovinetto fiorentino. Il grande ciclo fu iniziato da un pittore, di cui non sappiamo il nome, che con ogni probabilità aveva avuto la commissione. Questo pittore è lo stesso che appare ad Assisi, sempre nella Basilica Superiore, in alcune scene del Vecchio Testamento e che viene provvisoriamente denominato Maestro di Isacco. Già nelle composizioni del Maestro di Isacco la radice romana è evidente. Si possono, come posso dire, si possono stabilire dei precisi confronti, per esempio con i mosaici di Filippo Rosuti nella facciata di Santa Maria Maggiore. Poi questo grande pittore lavora con una bottega di cui fa parte un allievo, un aiuto, come possiamo chiamarlo, un discepolo, molto riconoscibile, e questo discepolo lentamente prende il sopravvento, fino a che nella parete di sinistra, quella entrando nella basilica dalla porta principale a sinistra, è lui che praticamente dirige l'equipe. E lui stesso è presente in moltissimi dettagli. Esaminando al lume di nuove fotografie più nitide e più precise di quelle che noi avevamo, questi affreschi della parete di sinistra, ci si accorge che c'è una fortissima corrispondenza con un grande intervallo di tempo, e direi nonostante il grande intervallo di tempo, con gli affreschi di Pietro Cavallini a Santa Cecilia. Si possono istituire dei confronti che, a mio avviso, lasciano pochi dubbi. Noi abbiamo qui a che fare con l'esordio di Pietro Cavallini, la cui presenza, d'altronde, era già accennata, non si era persa da Assisi la traccia, la notizia della presenza di Cavallini, ma che oggi mi sembra che sia qualche cosa di indubbio. Io non nego che Giotto abbia partecipato alla decorazione della Basilica, ma la sua presenza mi sembra innegabile nella Basilica Inferiore e soprattutto nella Cappella della Maddalena, dove alcuni tratti degli affreschi sono di straordinaria qualità. Anzi, trovo molto strano che questi spettacolosi affreschi della Cappella della Maddalena vengano in genere riferiti alla bottega di Giotto, con dei dettagli di potenza straordinaria. Quelli sono fra i capolavori di Giotto assoluti. Una ipotesi come quella in favore di Cavallini, dico ipotesi, io ne sono convinto, ma la storia dell'arte procede per ipotesi, naturalmente ha suscitato una grande reazione comprensibilissima. Io capisco moltissimo coloro che negano quello che dico io giusto, e perché no? Perché ogni costruzione storica è basata su una certa coerenza logica. Se si viene a togliere la pietra angolare alla costruzione, la pietra di base, tutta la costruzione va rivista. Quindi moltissimi studiosi vedono
questa ipotesi cavalliniana o semplicemente romana come una sorta di attentato all'edificio che loro hanno costruito come storia dell'arte italiana. Questa è una cosa che accade sempre. Quando si lavora in una scienza storica, come anche la storia dell'arte, bisogna controllare tutto con i propri occhi e non accettare nulla come definitivamente sicuro. Bisogna controllare tutto, esaminare tutto e essere convinti di ciò che si è controllato. Un altro momento che dà l'idea della grande professionalità di Federico Zeri, del suo famoso occhio, era il suo occhio che riusciva a cogliere i particolari di un quadro. Bene, stavamo nella chiesina di Santo Stefano al Ponte, che era stata trasformata in deposito per raccogliere le opere che venivano tolte dalle chiese abbandonate e che poi questa chiesina fu investita dall'esplosione mafioso del 93. Quadri accatastati, entriamo dentro, non si riusciva proprio neanche a camminare dall'immensa quantità di opere, opere poi di grandissimi maestri. Al centro c'era un quadro di Giotto giovane, di una Madonna con in braccio un bambino, trafitta da schegge di vetro, appunto della finestra che era stata colpita dall'esplosione. Bene, lui si ferma di fronte ad un insieme di quadri, ce n'erano tantissimi, tutti accatastati uno sull'altro, non si riuscivano neanche a leggere, se non il primo ovviamente. Bene, mi dice, dammi una mano, aiutami a spostare questo quadro. Bene, sotto si vedeva appena appena una colonna, era stato attratto da questo segno un po' infinitesimale di questo quadro e dice, ma questo è un grande quadro, è il maestro della Madonna Auber, sicuramente un grande... Come mai che sta qua? Si ricordava di averlo visto nel 56 e accanto a noi c'erano due esponenti della soprintendenza che erano abbastanza sorpresi da questa attribuzione. E lui disse, l'ho catalogato io questo quadro nel 56, accanto c'erano un San Gerolamo e un San Francesco, che fine hanno fatto? E ho visto questi due soprintendenti un po' imbarazzatissimi, non sapevano neanche rispondere. Bene, questo era Federico Zeri, riusciva da un particolare minimo a giungere immediatamente all'attribuzione. E questo perché? Non era casuale. Perché? Perché per tutta la sua vita non aveva fatto altro che, me lo ricordava spesso, salire sulle impalcature, guardare centinaia e centinaia di affreschi, fermare i particolari, vedere un pollice, un piede, e da lì riconoscere immediatamente lo stile e quindi l'attribuzione. Il suo archivio è qualcosa di portentoso ed è quello che è rimasto per fortuna all'Italia ed ora è alla Università di Bologna. Quando ero piccolina mangiavo la fettina. Che i miei occhi alla bellezza aperti vengono lasciati a Clea Galimberti. Che la mia bocca carnosa e sensuale venga lasciata a Claudio Cardinale. Vanno prego con un secchio di legno in cui avevo fatto macerare un cocombero cresciuto nella Provenza sud-occidentale. Basta. Aveva una grande vitalità. Io lo ricordo nella visita a Fabriano che facemmo la domenica precedente, cioè 7 giorni prima che lui ci lasciasse. E era stato invitato a Fabriano dal comune per una visita a un anno dal terremoto. Noi eravamo stati insieme a Fabriano, nelle Marche, in Umbria, nei luoghi martoriati dal terremoto, alla ricerca proprio di quelle cose grandi e piccole, al di là di Assisi, e per questo il programma si chiamò Non solo Assisi, perché Zeri diceva non c'è solo Assisi, e mi ricordo in quei giorni delle scosse, del terremoto continuo,
che si stava lì con la carta delle Marche e dell'Umbria, e lui che mi indicava, vede questo, quest'altro, ma che fine avrà fatto quel ciclo di affreschi, che fine avrà fatto quella chiesa, eccetera. Ecco, lui era attaccato a tutto perché considerava il patrimonio culturale un insieme, non una serie di pezzi da museo, da isolare. Lui aveva orrore di quella che chiamava l'antologizzazione, cioè vedeva anche nell'attenzione che si dava ad alcune cose rispetto ad altre, anche ai soldi che si dedicavano, si destinavano ad alcune cose piuttosto che ad altre, al fatto che si restauravano più volte nell'arco di pochi decenni gli stessi monumenti. Allora, al di là di Assisi c'erano tante cose e noi andammo a vedere queste tante cose, da Camerino a tutto l'Alto Maceratese, nelle campagne umbre, a Nocera Umbra, eccetera, e lui camminava, e questo cammino difficoltoso, pesante, ma carico di vitalità, perché lui voleva rendersi conto, vedere, toccare con mano. È la prima volta che io vengo qui dopo il sisma e devo dire la verità, rimango atterrito. Non avrei mai creduto di vedere un giorno questa basilica importantissima. Forse la più importante, io la considero la più importante di tutte le chiese del mondo occidentale per la nascita della pittura, sì, non c'è come dubbio. L'intendiamo noi. Meno male che gli affreschi... Sì, sono impolverati, ma si potrà rimediare. Sono cadute le stuccature dei vecchi vestari, ma roba non... Vabbè. No, non ma non è una cosa grave. Questa era una chiesa che per quanti secoli era rimasta intatta? Per 800 anni, guardi. Sì, sì. E adesso all'improvviso... Io sono sempre del parere che la responsabilità è di quella inutile e insensata operazione che è stata fatta sostituendo alle travi di legno il cemento, perché ha aumentato del 30% il peso su queste pareti. Ecco, qui se si volta, professore, vede, può vedere bene lo squarcio, la dimensione della volta, sì, dei dottori caduta, è caduto il santo dottore Girolamo. Sì, spaventoso. Da qui vede il tanto deprecato cemento, sì, di cui lei ha anche parlato, che fu messo in opera negli anni 50 per sostituire il vecchio tetto. Sì. Ora, c'è chi dice che questo ha avuto effetti rovinosi, altri sostengono che invece il fatto stesso che ci fosse una copertura così solida ha impedito che col terremoto addirittura, sì, le pareti di destra e di sinistra si aprissero o succedessero guai peggiori. Lei sa bene che è una questione controversa. Beh, a mio avviso mettere le mani su un edificio vecchio di 700-800 anni è una follia. In secondo luogo, il cemento ha aumentato di più del 30% il peso che gravava sulle pareti, ma la cosa più grave è che la parte del cemento è rimasta ferma e le volte sono venute giù. Sì, perché si tratta di materiali. Ma poi perché sostituirlo? Di che cosa avevano paura? Il cemento ha una durata. Non ha questa grande durata quanto la legna. La legna dura, se non è infiltrata di acqua, dura per l'eternità. Lei pensi che quando hanno demolito la chiesa di San Pietro in Vaticano, quando Giulio II demolì, furono trovate le travi di cedro del Libano con il marchio a fuoco dell'imperatore Costantino. Ancora quelle, allora ancora, sì, ancora, vanno a tirare fuori, vanno a levare il cemento, vanno a levare le travi per mettere le travi cemento. E poi fra l'altro il cemento non dura, ormai si è saputo, sì, che dopo 70-80 anni comincia a sbriciolarsi. Io però una cosa vorrei dirle. Non si può sempre comunque demonizzare il cemento, perché proprio qui ad Assisi, io ne sono testimone, sì, posso dire che il campanile nella sua parte alta, la torre campanaria, sarebbe letteralmente diroccata, tali e tante sono le lesioni che ha subito, se non avesse avuto sopra una vera e propria corona di cemento pesante che l'ha tenuta bloccata lì. Quindi in certi casi può funzionare, sì, ma non in altri questo, no. Non in questo. Certo, poi è sento che dire... oggi non si farebbe una, sì, copertura. Sì, ma l'hanno fatta una quantità di edifici. Palazzo Pitti a Firenze, per esempio, sì, infatti è una cosa mostruosa, poi il Palazzo Barberini a Roma, il Duomo di Faenza, questa smania per il cemento vorrei sapere da che cosa è dipesa. Per fortuna che non si sono rotte le vetrate. Sono intatte. Tutte, non un graffio proprio. Perché i muri hanno retto, sì, i muri non avevano subito manipolazioni. Insomma, questa basilica era rimasta indenne. Sì, tenga conto quanti che terremoti? Questo terremoto è il 23esimo o 24esimo. Ebbene, non era mai successo niente, salvo piccole lesioni, e questo non era poi il più forte, questo? No, perché quello del 700 è terribile. Stato, ha devastato mezza città, a stare alle cronache almeno. Sì,
Ecco, guardi, questa sembra una prefigurazione del terremoto. Si salva la mia chiesa. Famoso. Francesco, salva la mia chiesa. Ah, dove si vede un effetto terremoto proprio negli anni. Poi qui, ad Assisi, io vidi fare una cosa, anche quella aberrante, non mi ricordo quando, ma la vidi io con i miei occhi, furono chiuse con delle strutture murarie le buche pontaie all'esterno in parte. Questo... Perché io chiesi, ma perché fate questo? Mi risposero perché i piccioni ci fanno il nido. Metteteci una rete. E quelle infiltrazioni di umidità che si sono verificate nel transetto, a mio avviso dipende dal fatto che sono state chiuse le buche pontaie. Questo non ho elementi per dire. Eh no, le ho viste io, con i miei occhi. Quello che so, che possiamo dire per certo, è che vede, professore, tutto il sistema delle volte è collassato. Le volte non sono più attaccate alle pareti e sono spaccate nel senso della lunghezza e della larghezza. E allora Fabriano era stato invitato, disse di sì, andò, e la prima cosa appena arrivato che volle vedere fu l'oratorio della Carità, perché quella bellissima aula affrescata che si vede alla fine del programma Non solo Assisi. Prima di lasciare Fabriano, voglio rivedere un luogo che ho già visitato molti anni fa, ed è una biblioteca. Biblioteca che contiene decine di migliaia di volumi, la biblioteca comunale. In realtà si tratta di un oratorio, l'oratorio della Carità, le cui pareti mostrano affreschi di un artista raro e notevole, benché poco noto, che si chiama Filippo Bellini, il cui stile mostra rapporti con Lorenzo Lotto e con altri maestri della prima metà del secolo XVI. C'è pure la cantoria, in mezzo a questa marea di libri, non è ammissibile una cosa del genere. Da anni la biblioteca nuova, comunale, è stata costruita, ma i libri stanno ancora qui. Nell'oratorio ci sono persino gli stalli lignei del secolo XVI. Non è ammissibile questa duplice funzione. C'è addirittura la pala d'altare del Bellini, ma speriamo che perlomeno in un caso il terremoto abbia un effetto benefico, che riesca ad allontanare i libri e a restituire a questo oratorio il suo carattere di monumento da salvare e da visitare come opera d'arte. Erano 50 anni, 40 anni che a Fabriano, quelli che a queste cose ci tengono, cercavano di far spostare la biblioteca. Ebbene, lui ebbe una grande soddisfazione quel giorno, perché vide l'oratorio della Carità finalmente libero dai libri, anche se occupato dai ponteggi per il restauro. Ma si potevano finalmente vedere attraverso questi ponteggi, questi tubi, gli affreschi che coprivano tutte quante le quattro pareti, gli affreschi di Filippo Bellini. L'oratorio della Carità non è certo il sacro convento di Assisi. Ecco, Zeri era attento anche ai tanti oratori della Carità che stanno su questo territorio e aveva camminato a lungo per il centro storico di Fabriano e si era rallegrato, e questo lo dico perché lui è sempre stato considerato un brontolone, un critico, è stato accusato di esasperare i toni, di prendersela sempre con la pubblica amministrazione, con i sovrintendenti. Non è vero. Zeri distingueva, sapeva distinguere, cioè aveva però qualcosa che non hanno gli altri, che non hanno coloro che in fondo, facendo un mestiere così importante come quello della storia dell'arte, dovrebbero sentire anche delle responsabilità rispetto proprio alla materia di cui si occupano scientificamente. Lui questa responsabilità la sentiva, cioè lui non solo studiava queste, l'arte, ma cercava di difenderla, di tutelarla, e considerava questo, ma non una missione, non gli ho mai sentito lo spirito missionario,
lo considerava naturale, gli veniva dall'amore che aveva per queste cose. E allora che cosa aveva di diverso, di più Zeri rispetto agli altri? Che alzava la voce. Alzava la voce quando era necessario e continuava ad alzarlo, non si fermava. E se riteneva che la battaglia fosse giusta e si informava, sapeva sempre tutto, aveva una sorta di sua rete personale di informatori che gli segnalavano casi di oggetti d'arte, monumenti, luoghi, eccetera, che correvano qualche rischio. Lui, prima di impegnarsi, di coinvolgersi, di scrivere, di dichiarare, di parlare, di scrivere sulla stampa o di dire alla televisione o alla radio, si informava, verificava, controllava e poi se le cose non tornavano, o meglio, se erano così come gli erano state segnalate, lui faceva la sua campagna e non si fermava finché non aveva ottenuto qualche risultato, o meglio, non si era fatto qualcosa. Purtroppo si faceva molto poco. E questo dava in qualche senso a Zeri una voglia di combattere e allo stesso tempo un po' di malinconia. Quel grande giardino che noi oggi chiamiamo Pincio è il primo giardino pubblico vero e proprio fatto a Roma ed è una delle grandi realizzazioni del governo napoleonico prima del 1815. Fu fatto su disegno dell'architetto Valadier ed era isolato in un luogo che fin dall'antichità aveva avuto dei grandi giardini appartenenti alle famiglie patrizie romane. Probabilmente c'era il giardino dei Pinci, apposta si chiama Pincio. Comunque, all'inizio del nostro secolo, attraverso un cavalcavia, fu unito alla Villa Borghese che nel frattempo era diventata pubblica intorno al 1903. Il Pincio fu trasformato ben presto in una sorta di Pantheon all'aperto, ricco di una quantità enorme di busti che erano i ritratti degli italiani illustri, italiani illustri in tutti i campi, nella poesia, nella politica, nelle scienze, eccetera. Alcuni di questi busti sono anche opere molto pregevoli di scultori importanti. Poi il Pincio aveva anche un patrimonio scultoreo antico, come tutte le ville di Roma. Oggi il Pincio è veramente una cosa avvilente. A parte alcuni tratti che si sono salvati, fra cui quello intorno alla cosiddetta casina Valadier, che era un edificio costruito come luogo di villeggiatura per il Sommo Pontefice, che poi è diventato un caffè, un ristorante, eccetera. A parte quella zona, molti busti sono stati sfregiati, rubati, pitturati, mutilati. È uno spettacolo che fa veramente pena. Questo mentre ogni settimana qualche busto viene ulteriormente mutilato, sfregiato, danneggiato. Roma non si riconosce più, perché Roma era bella proprio anche per queste opere pubbliche che erano famose in tutto il mondo. Oggi la città è ridotta in queste condizioni. Io l'ho sentito spesso, anche quando si lasciava andare a delle invettive terribili nei confronti del potere. Lui aveva, ecco, un rapporto molto forte nei confronti di chi aveva distrutto o trascurato il nostro patrimonio artistico. Continuamente, questa era una frase che molti ricorderanno, poi è diventata purtroppo anche un po' attuale, devono venire i bosniaci, non ci meritiamo niente. C'era una distruzione, c'era un ladro che portava via un quadro, c'era uno sfregio su un'opera. Lui la prima cosa che diceva, va bene così, bisogna distruggere tutto, non ci meritiamo niente, non dobbiamo avere nulla perché non abbiamo saputo conservare. Questo faceva parte poi del lavoro, perché le inchieste fatte con Crescenti sul patrimonio perduto, i lavori fatti insieme ogni volta che andavamo ad osservare un'opera distrutta, i racconti sul Colosseo, sulla storia stessa del Colosseo, erano momenti di riflessione sul patrimonio artistico. Questo dal punto di vista umano, anche per rendere giustizia a tutto ciò che poteva dar fastidio all'ufficialità, eccetera, non era uomo di potere. Non ha mai avuto rapporti con il potere, è sempre stato autonomo. Ciò che ha potuto dire lo ha sempre detto e per questo era anche non accettato. Questa volta parlo in veste di angelo,
che annuncia la buona novella, non per denunciare rovine, ma per annunciare la fine di una grande rovina. Una delle grandi regge dei Savoia, alle porte di Torino, sarà restaurata. Sarà restaurata perché il ministro Veltroni, che l'aveva annunciato all'inizio del suo dicastero, ha mantenuto la promessa. Sono stati stanziati 190 miliardi per rimettere in piedi uno stupendo edificio, una delle grandi strutture dell'ancien regime europeo. 70 miliardi verranno dalle lotterie settimanali e 120 miliardi vengono dalla Comunità Europea. Si tratta di un edificio nel quale io, insieme a Nino Griscenti, eravamo stati denunciandone lo stato scandaloso durante un altro programma, quello di Arte Negata. E si tratta, come avrete capito, della Venaria Reale. La Galleria di Diana è uno dei capolavori architettonici del Settecento italiano, dovuto a Filippo Juvarra, e fa parte dell'immensa reggia di Venaria Reale voluta da Carlo Emanuele II di Savoia, non lungi da Torino, è una specie di Versailles piemontese. Ripeto, uno dei capolavori dell'architettura europea, un edificio che è proprio una piccola Versailles, costruita da una corte colta e raffinata. Composta di un borgo e di un grande palazzo. L'architetto originale fu Amedeo di Castellammonte a partire del 1659, poi intervenne nel 700 Juvara, e infine ci furono anche altri architetti che vi lavorarono. Il nome stesso di Venaria indica che si trattava di una residenza nella quale si andava anche per la caccia. Era costituita da una serie di edifici per feste, grandi ricevimenti, grandi spettacoli, ed era decorata in modo da impressionare il visitatore. Era veramente, come Versailles, un luogo in cui la monarchia sabauda dava prova della sua ricchezza, della sua cultura e della sua munificenza. Un'altra cosa che secondo me va detta sostanzialmente di lui è che aveva una specie di schizofrenia nei confronti del suo paese, come chi è stato tradito in amore. Non so chi è mai stato innamorato e può rispondere a questo argomento, a questo esempio, ma chi è stato tradito, chi ha sofferto per il tradimento, resta legato, come dice Catullo, tantissimo alla cosa che lo ha tradito. E Zeri si sentiva tradito dall'Italia. Prova ne sia che la sua fama è derivata in fondo da trasmissioni televisive non sempre alla sua altezza, sua di Zeri. Mentre da grande studioso è stato, soprattutto parlo degli anni 60 e 70, apprezzato di più all'estero. Ha avuto un'eclissi italiana a Zeri. Non avrei fatto macerare un cocombero cresciuto nella provincia occidentale. Io conoscevo l'America attraverso i film di Hollywood, io sono stato un grande amante del cinema. Anche prima di andare? Sì, fra il 1936, quando io avevo 15 anni, e il 1940 ci andavo tre volte al giorno. Per Federico il cinema era la modernità,
diverse modernità, direi. Era l'apporto del nostro secolo nella civiltà del nostro secolo. E il film lo conosce, lui aveva una bella conoscenza del cinema, aveva una conoscenza dal fatto che lui ha vissuto più o meno a lungo a Los Angeles, vicino di Hollywood, e che lui di più amava un po' questo mondo delle attrici, di questo mondo di paillettes, di un po' superficiali. Lui amava questa artificialità. E a casa sua ci sono molti piccoli ricordi di questo mondo del cinema, anche del cinema, non soltanto il cinema nobile, dei grandi film classici, ma anche il cinema debole, un po' volgare. Anche questo piaceva a Federico. Era per lui, erano immagini, perché le cose che contavano per Federico erano le immagini, tutte le immagini, non soltanto i quadri, ma tutte le immagini. La vera cultura di Los Angeles è il cinema, è Hollywood, è lì che Los Angeles è stata grande. Si incontravano vecchi attori. Io ricordo la mia impressione quando una mattina, facendo colazione in un piccolo bar che era annesso all'albergo Beverly Wilshire di Los Angeles, dove io scendevo, mi trovai accanto a Ray Milland, il protagonista di Lost Weekend, I giorni perduti, film che mi aveva assolutamente sconvolto. E diventammo buoni amici. Poi ricordo un incontro stranissimo che feci a New York, cioè ero stato invitato ad un concerto presso degli amici che facevano suonare dei quartetti in un grande salone della loro casa a Park Avenue. Io arrivai in ritardo perché nevicava e non si trovavano taxi. E entrando mi fecero passare da una porta posteriore di questa grande sala e mi misi a sedere in un angolo e poi con la coda dell'occhio vidi dall'altra parte, tutta sola, una donna che lì per lì mi parve vestita di stracci. E dissi, ma chi è questa strana donna vestita in un modo così curioso? Poi la guardai un po' meglio, ma io la conosco. Poi ebbi la rivelazione, ma è la Garbo. È la Garbo che poi rividi molte volte, anche a casa sua, anzi spessissimo, personaggio molto curioso, molto singolare, personaggio secondo me introverso e scontento. Scontento un po' perché si sentiva grande attrice come opinione pubblica, ma non nella realtà. La Garbo in realtà non aveva mai avuto un training, non aveva mai avuto un'educazione. E poi perché era una persona curiosamente solitaria, avara in un modo spaventoso, di un'avarizia addirittura sordida. Potrei raccontare molti episodi, ma sarebbe troppo lungo. Persona anche dotata di un certo senso of humor. Un giorno mi disse, parli di tutto con me fuorché dei miei film. Pochi giorni dopo andai al Museum of Modern Art, dove proiettavano i film della Garbo, e la trovai in un angolo che se li guardava, le feci, no? Lei disse, andava a rivedere se stessa, una cosa molto patetica. Ma un altro aspetto entusiasmante delle mie prime visite a New York non erano soltanto i musei che visitavo, i collezionisti, ma anche dei personaggi di altro genere che incontrai nel 1957 per la prima volta e che sono stati per me una fonte di esperienze ineguagliabile. Uno di questi è stato quello che io considero il più grande antiquario di quadri italiani al mondo, George Wildenstein, che poi morì nel 1963. Io lo conobbi e mi chiese di diventare il suo esperto. Io rimasi un po' sorpreso, perché l'esperto di Wildenstein notoriamente era Bernard Berenson. Poi, dopo che Berenson era morto nel 59, seppi che era stato proprio lui a raccomandarmi, ma non mi aveva detto niente, cosa che mi ha fatto molta impressione. Conobbi per esempio un grandissimo collezionista, Robert Lehman, il banchiere di Wall Street, quale spesso mi invitava a casa sua, e giravamo insieme per New York per andare a vedere mostre, andare a ricevimenti, in una Rolls Royce che aveva all'interno una coperta di visone. Questo mi fece un'enorme impressione, io venivo dall'Italia ancora povera. Non è un caso che lo stesso Zeri si sentisse, per me inopinatamente, onorato a avere a che fare con grandi capitani d'industria, una cosa che
veniva spesso a dirgli, ma credo non solo a me, è che si doveva rendere conto della sua stessa, sua di zero importanza e che comunque dei capitani d'industria ci sarebbero stati comunque. E invece in questo Zeri era umile. Era umile mentre si lavorava a casa, per cui quando non era in grado di dare un giudizio per lui sicuro su un quadro, diceva bisognerebbe domandare a uno specialista. Parliamo un po' di Paul Getty. Io mi divertivo molto da Getty. Ma si parlava di pittura o no? Anche, ma era una persona molto colta, Getty. Conosceva due cose molto bene, la storia romana dell'Impero Romano e la storia francese del Settecento. E conosceva molto bene anche gli scrittori latini. Io ho passato delle notti con lui leggendo, non so, Aulio Gellio o cose del genere. Era una persona curiosissima. Faisal. Questo re Faisal era stato ucciso, però prima di morire, non sapeva di dover morire, aveva ordinato per il matrimonio del figlio un servizio di piatti d'oro massiccio per 400 persone, 600 persone, una cosa degna di un re del Medio Oriente. Poi era morto e questi piatti erano rimasti con delle enormi zuppiere d'oro da un orefice di Londra che li vendeva come materiale da squaglio. E allora Getty si era fatto tutto il servizio d'oro. Incredibile. E allora ci dicevamo, Getty, Paul, questa sera io voglio l'oro. E allora si apparecchiava tutto in oro. Oppure, questa sera io voglio la tavola Charles II. E allora arrivavano delle bellissime argenterie inglesi, grandi rinfrescatori. Poi io comprai una parte del servizio d'oro. Mm-hmm. Sì, sì, comprai una parte del servizio d'oro, comprai un servizio d'oro massiccio per 12, ho vissuto un anno e mezzo mangiando nell'oro, una cosa che poi ho dovuto vendere per pagarmi questa casa, che avevo già cominciato, ma era molto divertente, Getty. Un secchio di legno, non avrei fatto macerare un cocomero cresciuto nella provincia occidentale. Il suo amore per Mallarmé lo condividevo, il suo culto di Gongora pure. E, cosa strana, non abbiamo mai avuto discussioni vere e proprie su Dante. Il suo approccio a Dante mi era insieme familiarissimo e estraneo. Familiarissimo nelle sue proposizioni più elementari. Con Dante comincia e finisce la letteratura italiana. Palese l'esagerazione, il paradosso, ma in questo paradosso, in questa esagerazione, secondo me passava qualcosa che aveva a che fare con una verità arrabbiata. La cultura di Dante, che lui sentiva come una cultura insieme esoterica, raffinatissima e popolare, lui la preferiva infinitamente alla cultura di corte, che era il nutrimento degli odiatissimi letterati italiani. Non mi ha mai fatto il torto di iscrivermi nella categoria ristretta dei letterati, tanto che mi chiamava il poeta, cosa a mio giudizio anche arbitraria. Lei ama solo la Divina Commedia o tutta l'opera di Dante? Ma io amo soprattutto la Divina Commedia. L'ho scoperto quando? Molto tempo dopo aver finito il liceo. Direi che ci sono arrivato un po' alla rovescia, come i gamberi. Ci sono arrivato attraverso un modo molto curioso. Forse le sembrerà una cosa assurda, quasi impossibile. Ci sono arrivato attraverso poeti dell'Ottocento, attraverso Stéphane Mallarmé. Cioè, mi sono domandato chi fosse stato il primo poeta a possedere la parola e le potenzialità implicite nella parola in tale grado. Chi l'avesse scoperto? E da Mallarmé sono risalito all'indietro, sono risalito a Gongora. E da Gongora a Dante. È molto arbitrario, forse, quanto vuole,
Poi guardi, c'è un fatto. Lei mi dirà come mai che io amo solo la Divina Commedia e non amo le altre cose di Dante. Per me, per amare e capire la poesia, bisogna saperla a memoria. Io la Divina Commedia, l'Inferno, l'avevo imparato tutto a memoria. Oggi me ne ricordo soltanto 4 o 5 canti. In che modo lei legge Dante? I nomi che mi ha fatto mi hanno fatto pensare che forse lei legge Dante come si legge un lirico, non lo legge seguendo il canto, la dinamica del canto, oppure è così che va? Leggo seguendo la dinamica del canto, la leggo seguendo i colori dell'inferno, per esempio, sono diversi dai colori del purgatorio o del paradiso. L'inferno è tutto basato sul rosso e sul nero, il purgatorio invece è una continua ascesa dal color madreperla della nebbia, della bruma, fino all'esplodere dei colori più vivi nei canti finali. Il paradiso è tutto bianco e oro. Poi lo leggo seguendo i rumori, per esempio c'è una cosa straordinaria. I rumori dell'inferno sono diversi dai rumori del purgatorio. Poi lo leggo seguendo la struttura architettonica. A me l'inferno ricorda le carceri del Piranesi. Secondo me il Piranesi aveva letto Dante prima di avere eseguito le incisioni delle carceri. Purgatorio è qualche cosa di diverso, è un moto elicoidale, un moto di ascesa. L'inferno è un moto di discesa. Io rimango sempre sbalordito di fronte alla complessità strutturale della Divina Commedia. Io considero Dante un mostro di intelligenza, neppure un essere umano. Il suo approccio con Dante aveva due aspetti. Uno, francamente entusiasmante, che era l'approccio con le strutture formali di Dante. Il fatto che lui sostenga, come ho sentito, ma glielo ho sentito dire anche a voce, di essere arrivato a Dante attraverso Mallarmé e Gongora, tende a privilegiare proprio le strutture formali di Dante, la musicalità di Dante, la musica delle idee di Dante. Questa è una cosa che a me piace moltissimo e che so essere al tempo stesso raffinatissima, esclusiva e profondamente popolare. La cosa su cui ero meno d'accordo, ma tutti i contributi sono buoni e i suoi erano di qualità, di scelta eccellente e anche di eccellente aggiornamento, era quello che riguardava l'esoterismo di Dante, cioè l'ipotesi che Dante fosse uno scrittore anti-ecclesiastico, al limite anticristiano, che quello che lui scriveva rientrava nell'ambito di operazioni quasi magiche, e a questo lui attribuiva anche il fatto che non esista di Dante né una pagina scritta né una virgola. E su questo io non ero d'accordo con lui, su questo tipo di motivazioni. Dante mago, quindi bruciato tutto quello che lui aveva scritto. D'altra parte, siccome lui si nutriva, si approvvigionava soprattutto negli Stati Uniti di letteratura esoterica su Dante, spesso aveva degli argomenti e dei temi, a mio giudizio, molto interessanti. Quello che io rifiutavo radicalmente era qualsiasi interpretazione della Divina Commedia come di un'opera a chiave, come di un'opera che io, non essendo un iniziato, non posso leggere. E se io piango al Paolo e Francesca, non vale che piango, il mio pianto non ha niente a che fare con Dante, perché Dante intende dire un'altra cosa che possono capire solo gli iniziati. Questo schema, che Zeri non ha mai assunto interamente, perché Zeri passava da queste interpretazioni numerologiche, esoteriche, alla percezione, alla sensualità della parola poetica, comunque questo tipo di interpretazione che si affacciava sui suoi giudizi e probabilmente costituiva anche materie di provocazioni che io però non raccoglievo, poteva portare verso uno schema di Dante poeta iniziatico. La letteratura italiana, dice lei, professor Zeri, comincia con Dante, ha il suo momento più alto in Dante. Perché? Perché è il momento più alto della cultura italiana. Il momento più alto della cultura italiana per me non è, come si crede, il Rinascimento, ma quel secolo straordinario che va dall'epoca di Federico II, dal 1230 circa, fino alla peste nera, al 1348. È il momento che l'Italia ha il suo più grande poeta, Dante Alighieri, che ha quello che per me è il momento figurativo più alto,
cioè Giotto e la scuola. Non dimentichiamo gli allievi di Giotto, cioè Taddeo Gaddi, Puccio Capanna d'Assisi, Maso di Banco. È il momento in cui ci sono scuole di pittura straordinarie in tutta la penisola, la scuola di Rimini che finisce nel 48, i grandi pittori umbri di Spoleto. È l'epoca in cui l'Italia ha un grandissimo matematico, Leonardo Fibonacci. È l'epoca in cui c'ha uno scultore, a mio avviso, unico, forse il più grande che abbia avuto l'Italia, Giovanni Pisano. È l'epoca in cui c'è Arnolfo Di Cambio, in cui ci sono le architetture di Matteo Gattaponi. Sa, è un momento poi in cui la cultura non è patrimonio delle grandi città, ma è diffusa ovunque. Poi mano a mano si restringe nei grandi centri, emarginando quella che diventerà provincia. Quello per me è il grande momento della cultura italiana, nel quale Dante è l'astro più splendente. Professor Zeri, che rapporto c'è fra Dante e la cultura esoterica del suo tempo? Beh, questa è una domanda vertiginosa, direi. Esiste certamente un rapporto fra Dante e la cultura esoterica del suo tempo. Ed esiste, direi, più che un rapporto, una omogeneità strutturale. Io ho un conoscente, non voglio chiamarlo amico perché ci vediamo poco, il quale sta da anni facendo, adesso credo anche con l'aiuto di computer, una ricerca sui numeri in Dante e sulla numerologia applicata ad ogni verso. Stanno venendo fuori delle cose addirittura da rimanere allibiti. E non dimentichiamo che Dante appartiene a quella stessa epoca in cui l'Italia ha avuto Leonardo Fibonacci. Lei conosce le serie di Fibonacci, non gliele posso spiegare adesso. Secondo me Dante, attraverso qualche cultore della magia, aveva scoperto una cosa molto importante, che i numeri sono ciò che lega la mente dell'uomo a quello che noi chiamiamo, secondo me erroneamente, mondo inanimato. I numeri sono validi e per l'una e per l'altro. Quindi c'è una struttura numerologica complicatissima. Anche qui io rimango sbalordito quando penso ai risultati che dà la ricerca numerologica sui versi di Dante, come abbia potuto fare questo. Poi c'è... Che risultati dà? Accenniamo nella... Dà dei risultati che ogni verso dà un certi numeri precisi, quali poi sommati nella terzina anticipano la somma della seconda terzina. Guardi, è una cosa veramente... al di là della comprensione, io ci credo che sia così. Poi in Dante c'è una grande conoscenza di quella che allora veniva chiamata magia nera. Secondo me Dante era uno che conosceva queste cose, e questo secondo me spiega il fatto che non esistono autografi di Dante. Era in realtà una persona con una sua forte spiritualità, anche se è un termine estremamente ambiguo quello di spiritualità. Era una persona la cui spiritualità o religiosità o credo metafisico andava come ricerca, aborriva quello che era la religione rivelata, cioè il concetto che fosse tutto già dichiarata, l'aspetto mistico, l'aspetto trascendente di quella cosa che noi chiamiamo religione. Però questo non faceva di Zeri un materialista e basta. Aveva avuto, mi diceva lui da giovane, il suo capitolo marxista, peraltro poco metabolizzato, Zeri non era affatto marxista, eppure aveva per esempio delle stranissime paure di cose che possiamo chiamare superstizione, credeva nella magia e non ne voleva parlare. Ma si capisce, la magia basta leggere il canto di Farinata. Nell'inferno sembra di assistere a una perenne seduta magica, medianica. Ci sono poi delle visioni, per esempio il Cavalcanti che esce dalla tomba, che veramente escono, secondo me, dalle visioni che si hanno. Beh, ma qui entriamo in un campo del quale preferisco non parlare. Prosegua, professore. Ma non voglio parlarne di queste cose, perché poi quando si parla di queste cose si passa per pazzi, per isterici, per visionari. Vediamo di arrivarci per un'altra strada. Che contatti aveva potuto avere Dante e chi lo aveva potuto iniziare a queste conoscenze? A questo che ne sappiamo, lo poteva aver iniziato qualcuno che conosceva la magia, che allora era molto diffusa. Cioè,
la magia, che era qualcosa di molto comune alla fine del mondo antico, non era stata completamente estirpata dal cristianesimo. Surrettiziamente ha continuato per tutto il Medioevo. Basta pensare poi a quello che è stato il mondo della magia alla corte di Federico II. Quindi c'è stato un revival durante il 200 e Dante, secondo me, è stato in rapporto con qualcuno che lo ha iniziato. Ci sono delle visioni in Dante che non si spiegano se non proprio con quelle che oggi chiameremo delle materializzazioni, l'ectoplasma per intenderci. Guardi che io non credo ai fantasmi, Io credo che tutto sia un fatto culturale. Siamo noi che creiamo i fantasmi, siamo noi addirittura che creiamo il mondo che crediamo che sia il mondo oggettivo. Perché la critica ufficiale ha sempre respinto tutto questo? Perché non se ne fa cenno nella saggistica? Perché tutto ciò che è magico contrasta, vede, ognuno di noi ha bisogno di vivere in un mondo costruito, razionale. La magia, fino ad oggi, appartiene a qualche cosa che è al di fuori di questo mondo che ci siamo costruiti, quindi viene respinta. Come viene respinto, per esempio, tutto ciò che è a porto medianico. Se lei parla con degli scienziati si mettono a ridere, eppure quello è un mondo che esiste, diamine se esiste. Perché? Perché ognuno di noi ha bisogno di sapere che 2 più 2 fa 4. Nelle sue sterminate letture, Zeri metteva in gioco il suo infantilismo, la sua straordinaria cultura, la sua sensibilità mostruosa per le forme e anche la sua altissima moralità. Quali sono, secondo lei, i rappresentanti supremi della tradizione del letterato italiano? Quelli che oggi danno vita a circa 1500 premi letterari, per cui noi abbiamo in Italia oggi 3 capolavori al giorno da leggere. Lei li conosce? Però è il paese che ha fatto morire Morselli suicida per non aver pubblicato nessun libro e che si era dimenticato nel cassetto il manoscritto del Gattopardo, vero? Poi premiamo 3 capolavori al giorno, tanto per dire come stanno le cose. Libri orrendi vengono premiati, libri da vomito. Ecco che mamma ti ha fatto la pappa buona come tutti i giorni. No. Vedi com'è buona mamma, e assaggiano poco, vedi com'è buona. No, guarda. Non voglio la pappa. Ma poca mamma, che stai a digiuno? No, voglio stare a digiuno. Se tu mangi, no, ti porta a spasseggiare la macchina, no, e andiamo alla macchina. La pappa. Mamma, poca mamma. Mangiala. No, no, Freud, non mangio la pappa. La deve mangiare, se non la mangia voglio. Le dico quei non la voglio ingredienti. Perché non la voglio perché non voglio perdere tempo. No, ci fa benissimo. Perché il tempo è prezioso. In un paese dove ci sono 1500 premi letterari non si può perdere il tempo mangiando la pappa. Ma la pappa poi ti servirà per non diventare anoressico. Sennò uno ma io preferisco tutti i premi letterari. Preferisco diventare anoressico. Voglio leggere i capolavori. Noi ci abbiamo 1500 premi letterari all'anno. Ci abbiamo quanti? Più di 3 capolavori al giorno da leggere e io devo perdere il tempo a mangiare la pappa. No, io dico che lui probabilmente sarebbe stato anche un grande attore. Non a caso la televisione la sapeva usare bene ed era stato anche lui, si divertiva moltissimo nel fare televisione. Aveva anche accettato di lavorare in maniera non tradizionale, vestire lui da grande storico dell'arte panni non propri, quelli dell'attore di strada quasi, scelto da Ippoliti. Per raccontare scenette di vita un po' particolari, magari alcuni se lo ricorderanno un po' con l'elmetto, insieme ad una consorteria di personaggi un po' tutti strani, dal portiere della casa di Ippoliti a gente presa dalla strada. Beh, lui si divertiva moltissimo a fare queste scenette, perché era il momento della irrisione anche nei confronti del potere, lo storico dell'arte che veste i panni del teatrante per irridere al potere. Ai! Quando ero piccolina mangiavo la fettina. Che i miei occhi alla bellezza aperti vengono lasciati a Clea Galimberti. Che la mia bocca carnosa e sensuale venga lasciata a Claudio Cardinale. Vanno a fregare un di legno in cui avrei fatto macerare un cocomero cresciuto nella Provenza sud-occidentale. Basta.